Ragazzotti, ciao a tutti quanti dal vostro Baio e da Shout Gaming. Allora, niente ragazzi, sono in treno, sono ormai da un'ora circa. Ah, no, non, comunque, vabbè, se fosse tu non sei già arrivato a Verona. No, aspetta, questo treno, vabbè, lascia stare ragazzi, sono tormentatissimo ieri sera, non state scendendo alle 13:15. Non sono riuscito a dormire bene e ho dormito poco. Niente ragazzi, allora, volevo chiedervi scusa un po' anche per ieri sera per aver fatto una live così fiacca e così corto, ho fatto un'ora sola di live su League of Legends. So che non è il massimo ragazzi, ma dovete capire che di energia ne ho, ma ho 37 anni e fare tutti i giorni andata e ritorno da Padova in treno, dove sono 2 ore la mattina, 2 ore e 2 ore e un quarto la sera, e poi devo fare circa 2,5 km a piedi per la stazione a casa, capirete bene che è un po' un macello per me, però devo abituarmici. Adesso appena mi ci abituo mi diventa facile, il problema è che mi devo abituare. Sono fortunato al fatto che ho scoperto che il mio fisico entra quando non riesco a dormire, cioè ovvero quando ho troppi pensieri, il mio cervello, non so come dire, il mio metabolismo, scusate il casino, ma treno, spero capiate, sono in treno, vedete. C'è il treno che sta frenando, per cui c'è il semaforo rosso, ho dovuto frenare. Allora, dicevo, ho scoperto che sono a parole, quasi arrivato, ho scoperto che il mio corpo, almeno da quello che mi è stato riferito, entra in una specie di sonno polifasico. Andate a vedervi cos'è il sonno polifasico. Praticamente il mio cervello mi fa entrare automaticamente in fase REM appena chiudo gli occhi, appena riesco ad addormentarmi, per circa 20 minuti, mezz'ora, e poi mi sveglio. Poi sto in una specie di dormiveglia per tipo 2 ore, 3 ore, poi torno in quel tipo di sonno polifasico, diciamo. Per cui non tanto il fisico, ma il cervello si riprende, il cervello recupera. Infatti sono sveglio, riesco a parlare bene, ho sonno, ovviamente. Ho un po' di sonno, anche perché c'è un tempo un po' da schifo, non so se vedete, ma ieri a quest'ora c'era il sole, però c'è un tempo di merda, per cui è un po' così. Sono fortunato in questo, perché lo faccio automaticamente senza risentirne, non ho contraccolpi, sto bene durante la giornata, ho tutte le energie che mi servono per lavorare e anche di più, perché ho veramente veramente moltissime energie. Però cosa succede? Arrivo la sera che appena arrivo a casa la sola sensazione di potermi mettere su una poltrona comoda o sul letto mi fa praticamente girare la testa e vado giù. Ieri sera sono andato giù per quello, perché ho fatto una doccia non calda ma semifredda, praticamente sul freddo, e mi ha rilassato moltissimo i muscoli, eccetera. Dopodiché quando mi sono messo, dopo mangiato, sulla poltrona, quello mi ha sballato, perché ho mangiato alle 8 e alle 8 e un quarto, 8 e 20 mi sono messo sulla poltrona per riposarmi fino alle 9. Quello mi ha disintegrato, perché appena mi sono, quelle poltrone che abbiamo nuove, che vi ho fatto anche vedere durante un video, una live, le poltrone lì sono comodissime perché diventano dei letti e una piazza, per cui mi ha disintegrato. Appena mi sono messo sulla poltrona, bam, il mio fisico si è letteralmente completamente rilassato e non ce l'ho più fatta, perché anche il cervello è entrato automaticamente, cioè sono entrato automaticamente in fase semi-addormentata, semi-REM, ciao. Devo abituarmici ragazzi, appena mi abituo a sto ritmo, e fortunatamente sarà molto presto, perché credo che mi basterà ancora un'altra settimana di lavoro. Appena mi sono abituato a sto ritmo riprenderò come prima, anche perché spero veramente che il mio diretto responsabile, il mio capo, accetti la proposta che gli ho fatto io come lavoro. Niente ragazzi, qua è tutto da parte mia, da parte del vostro buon Baio.
Un saluto anche da parte di Shot Gaming. Ragazzi, ci vediamo più tardi. Durante la pausa farò un piccolissimo video, così un attimo. Ragazzi, vi voglio bene. Vi voglio bene sul serio. Vi voglio vi amo, ragazzi, vi amo e grazie mille per tutto. Ciao.